5 galline e 10 euro. Perché portare a si può tenere la catena. Sapete quanto male ci hanno fatto non avendo un sindaco? Il fatto che non si vota in un comune è un vulnus della democrazia, perché noi commissari prefettizi insomma, abbiamo la gestione provvisoria dell'ente. Quindi è una gestione che deve comunque avere una scadenza, quindi nelle elezioni successive si dovrebbe, quando si tengono le elezioni normalmente, si dovrebbe andare a votare. Qua praticamente non si è andato a votare per ben due volte, sono 11 anni, dal 2008 che non si tengono elezioni per le quali dopo viene eletto il sindaco democraticamente. Nel 2013 il comune è stato sciolto per mafia, si tengono le elezioni dopo due anni di commissione straordinaria nel 2015 e non si raggiunge il quorum e quindi vengo io a giugno del 2015. Nel 2015 io ho presentato una lista a San Luca. E lei era l'unico candidato sindaco, non io... avendo fatto il quorum non c'è stata nessuna elezione. Adesso speriamo che ci sia un sindaco per domenica sera. Però lei deve capire che in un paese di 4.000 abitanti ci si conosce tutti. Voglio dire, non è che se io vedo una persona che ha dei precedenti penali e la conosco non la devo salutare. Se quella persona lì ha scontato quello che doveva scontare in carcere ed è adesso libera, voglio dire, io non vedo il motivo perché non devo salutarla, visto che ci conosciamo, siamo quasi tutti parenti. Chiunque venga sia il benvenuto in quel palazzo lì, perché l'interessante è che ritorna la democrazia ad amministrare il nostro comune. Perché non si è votato fino adesso? Perché maggiormente i giovani hanno un po' di timore ad avvicinarsi, ad accostarsi perché pende la spada di Damocle dello scioglimento dei comuni per condizionamenti, infiltrazioni, queste cose. L'andrangheta San Luca c'è o è un'invenzione dei guardi media? Io non dico se c'è o non c'è l'andrangheta e non ho paura nemmeno a dire certe cose, però di questo io non sono un ipocrita, i fatti sono successi. Per come sono successe non lo so, cosa. Però un fatto è certo, insomma, di questo non mi deve interessare io, se c'è cosa. Di questo si interessano le forze dell'ordine e la magistratura, non certamente si può interessare un sindaco. Se c'è drangata non lo so, certo. A te le cose che dice la televisione, che sai, io vi dico il lavoro che ho fatto io, ho fatto 30 anni nella scuola, e nella scuola non si parlava di drangata, andiamo a televisione. Chiaramente. Non si può dire che questo è un paese in cui non ci sia la 'ndrangheta oppure in cui non sia stata attraversata da questi fenomeni. Però come si dice sempre in questi casi, le colpe dei padri non si possono far ricadere sui figli. Venire a San Luca per me è stata una sfida che ho raccolto volentieri, ma da subito, fin da subito, io insomma, ho lavorato diciamo, conoscendo una cittadina che da sempre deve lottare col pregiudizio, devo riconoscere. E quindi c'è questa chiusura a riccio verso l'esterno, ma proprio deriva da questa situazione di emarginazione, anche diciamo, non capisco, anche locale, anche del territorio. Però devo dire invece che per un poco, anche perché ho imparato anch'io a vivere con questo pregiudizio, diciamo che le cose realmente a San Luca stanno completamente differenti. Ci si affeziona facilmente e la gente ha una carica di umanità non indifferente. Un anno fa, quando ho letto sui giornali che non si sarebbe votato per l'ennesima volta, ho detto no, non è possibile. Mi sono candidato dopo 10-9 mesi di campagna elettorale, perché fatto un anno fa si è proposta una lista locale, quindi ho già vinto, ho ottenuto il risultato, cioè si torna a votare dopo 11 anni, ad eleggere un sindaco dopo 11 anni a San Luca. Sono da solo, non ho scorte, non ho niente, cioè non è Beirut. E non è... Io esco da casa a Milano, un mese fa hanno fatto un attentato di mafia, solo che siccome in Milano ci sono i poteri forti mettono a tacere tutto e San Luca viene enfatizzata come la capitale della mafia. La mafia c'è, le famiglie ci sono, ma è un paese che deve dare una possibilità di riscatto ai più giovani e per questo sono venuto. Tanti anni non si è votato. Siamo contenti che votiamo per il sindaco. Insomma, manco vi ricordate più come si vota per il sindaco? No, ci ricordiamo e siamo stufi di certo, perché il sindaco è sempre il sindaco.